Domenico, io l'ho aperta, eh? Ah, è aperto, perfetto. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Cari amici, la storia di un popolo ha anche nelle sue commemorazioni un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento della norma del bene comune in una tavola di valori che si deve rifare a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Preghiamo per coloro che hanno servito la nostra patria fino al sacrificio della vita e in particolare per il nostro Nicola Ricciotti e i martiri della regione e per tutti i caduti nella difesa del bene comune. Il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
sì, possiamo andare su così. Arrivati nella prefettura, sono particolarmente onorato che questa manifestazione si svolga anche qui in questi saloni dello Stato, rappresentanti dello Stato e del Governo. Abbiamo riproposto tutta questa, il monumento, diciamo che è la coda delle celebrazioni dei 150 anni. La coda è stata forse un po' lunga, però valeva la pena quando oggi abbiamo visto come è diventato questo monumento, che rappresenta non solo questo nome da parte della prefettura di Arezzo, proprio avanti davanti casa, ma anche il significato. Si ricordano due personaggi del Risorgimento, due eroi che insieme ad altri milioni di uomini e donne, dal 1861 in poi, hanno sacrificato la loro vita per un ideale che è quello che poi è rappresentato dalla nostra vita quotidiana, il nostro Stato, oggi così come, quindi con tutte le nostre leggi e soprattutto con la nostra Costituzione, che adesso ultimamente anche lo spettacolo di Menini l'ha messa ulteriormente in risalto, ma senza togliere nulla allo spettacolo, penso che tutti noi eravamo informati della bellezza di queste leggi e soprattutto di quei principi che sono ancora attuali, anzi bisogna cercare tutti insieme di riportarli alla luce in tutte le sue manifestazioni. E vorrei proprio chiudere questo brevissimo incontro di saluto con le due parole che ha detto il nostro Vescovo ieri: bisogna affrontare il nuovo anno con la sobrietà e la solidarietà. Io penso che sono due valori che sono necessari in un momento di estrema difficoltà quale quella che noi stiamo attraversando. E chiudo formulando i miei più sinceri auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, per un sereno Natale e soprattutto per un anno migliore di quello appena trascorso. Grazie a voi. Per Sua Eccellenza, perché ci è sempre stato vicino, ci ha appoggiato, ci ha ospitato e spero che non disturberò più oltre, perché quello che è troppo certe volte. Comunque questa è una medaglia che ricorda il stato del monumento: da una parte appunto c'è Nicola Ricciotti e dall'altra, se la gira, troverà l'immagine del triface che abbiamo riposizionato dopo 69 anni di assenza da quella statua. Grazie. E adesso, se volete ascoltare un attimino, voglio presentare un pochettino in sintesi alcune questioni riguardo al monumento, poi ci sarà appunto qualche ringraziamento e infine la parola passa alla musica. Consiglia l'esercitazione vocale. Non sarò lungo, per fortuna. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio soprattutto le autorità civili, militari e religiose e tutti voi che siete qui intervenuti oggi e che avete voluto prendere parte a questa manifestazione. Vi ringrazio veramente molto. E un particolare ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto, l'ho già detto prima, che ci ha sempre ospitato con generosità e slancio. Grazie veramente. E voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile, con ogni contributo economico, fattivo, alla realizzazione di questo nostro sogno. Siamo lieti in questo giorno di celebrare la chiusura dei lavori per il restauro del monumento a Nicola Ricciotti e Martire della Legione. Questo monumento, rinaugurato, è il simbolo stesso della città di Frosinone. Infatti, oggi nessuno ricorda quante battaglie civili e politiche furono fatte per riportare a Frosinone, in una degna sepoltura, le spoglie mortali di Nicola Ricciotti. Furono allora 40 anni di durissime lotte. Noi non ce lo ricordiamo, ma lotte politiche all'epoca erano veramente delle cose ardue e faticose per coloro che le compivano. Perché furono lotte contro un pregiudizio, quello monarchico,
che impediva il rientro a casa di un eroe dichiaratamente repubblicano, sebbene morto da oltre mezzo secolo, come il Riccioli. E la città, nell'ottobre del 1910, festeggiò per quasi un mese quell'evento così sentito. Non solo. Quando il 1 giugno 1944 si insediò la prima giunta della città liberata, nel proclama indirizzato agli abitanti di Frosinone e a comando alleato, a firma del primo sindaco di Frosinone indicato dal CNR, Domenico Marzi, che era stato tra l'altro uno degli organizzatori dell'elezione del movimento Nicola Ricciotti, tra le rovine di questa piazza così scrisse: il nuovo Attila lascia dietro di sé una terra bruciata. Ma i concittadini di Nicola Ricciotti servono le file per la completa liberazione della patria immortale. Scusate l'emozione. I frusinati furono definiti i concittadini di Nicola Ricciotti. Questo è importante. Questa è la migliore testimonianza di quanto le parole scritte da un poeta nel 1910 furono profetiche in riguardo alla funzione che questo monumento avrebbe dovuto avere su Frosinone, di quell'area di quel trifacio che con inusitata fatica, sognata all'indifferenza di molti e l'ausilio di pochi, che poi divennero molti, di ricollocare un giorno al suo posto. Il poeta scrisse: «O Frosino, a questa fiamma corrono a scaldarsi per altre lotte gli altri figli di tuoi». 102 anni fa il monumento fu inaugurato con il ritorno in patria per il riposo eterno delle spoglie mortali di Nicola Ricciotti. Oggi ne celebriamo il restauro anche con il rientro in patria del poco che rimane, un po' di terra con forse qualche scaglia dei resti di Luigi Angeloni, l'altro grandissimo patriota risorgimentale frusinate, il primo vero organico teorico dell'unità federale italiana. 30 anni, scrisse ben 30 anni prima di Carlo Cattaneo, e i leghisti non se lo ricordano. Al quale, Luigi Angeloni, appunto, l'indifferenza dei suoi concittadini in questi 170 anni dalla morte in esilio a Londra ha reso l'ultimo sfregio, la perdita delle sue spoglie. Questo mio desiderio si è potuto concretizzare solamente grazie all'intuito di Giacinto Mariotti, mio carissimo amico, e per la costanza e la sagacia del fraterno amico italo-britannico Alfonso Camisotti, che oggi ci ha voluto appunto portare personalmente le spoglie di Luigi Angeloni, il quale ha potuto ritrovare il luogo esatto della sua sepoltura e restituirci la terra che ne è stata la poltre e che ne ha consumato per intero i resti mortali. Angeloni morì a Londra nel 1842. Oggi, nel 2012, a 170 anni di distanza, abbiamo così potuto adempiere a questa opera di misericordia, e il privilegio, toccato a me suo lontano parente, è stato quello di deporre l'urna nel monumento frusinato, accanto all'area fiammeggiante che conserva i resti di Nicola Ricciotti. Abbiamo sentito il dovere di adempiere ad un'esplicita richiesta, ad un imperativo categorico, ad un grido disperato che ci rivolgeva lo stesso Angeloni fin dal 1826. Queste sono le parole di Luigi Angeloni. Se dunque la morte mi sorprenderà fuori di patria, altro rammarico per rispetto a me medesimo non parmi che dovrò allora avere, se non quello che la stessa terra nella quale io ebbi il natale e che tenerissimamente io amo, non riceva la mia spoglia nel suo proprio seno. Oggi possiamo affermare con giusto orgoglio di aver reso il più sincero e sentito omaggio alla memoria di questi due grandi frusinati e italiani, compiendo la pietosa opera del loro ricongiungimento fisico, perché quello ideale, repubblicano, lo era già stato nei fatti. Ora loro riposino in pace il sonno della morte, ma quella fiamma posta sull'ara del Ricciotti e che infiamma simbolicamente il trifacio accende nuovamente gli animi dei frusinati e dei sociali, come erano gli auspici di coloro che elevarono questo monumento e che io ho voluto restaurato, ricostruito, completato e abbellito con la presenza di Angeloni in questa splendida parata di martiri e di eroi. Ma adesso occorre spiegare alcune cose, dato che questo monumento è una somma simbolica, ideale, politica, almeno per chi la sa leggere o per chi si sforzi di andare oltre il semplice e limitarsi alla superficie. Non mi soffermerò sugli ornamenti arborei incisi nella pietra, né su azioni o personaggi contrari nel mondo. Ne ho già descritto a sufficienza il significato simbolico e le analogie con l'altare della patria e il monumento di Campo dei Fiori, il 16 marzo 2011, proprio in questa sala, nel ricordo del 150° dell'Unità d'Italia. Questa sera, prendendo spunto da alcune obiezioni che sono state recentemente mosse, affronterò alcune altre questioni che sono importanti,
dati i luoghi comuni che si sono affastellati sopra la realtà dei fatti, nascondendoli, distorcendoli e dimenticandoli. Prima questione, l'intitolazione del monumento. Nel concordare con un amico l'organizzazione di questo evento, mi fu obiettato che il monumento era dedicato ai martiri della libertà, anche se altri lo dicevano intitolato ai martiri del pensiero libero, mentre io davo nel programma l'intitolazione di monumento sacrario dedicato a Nicola Ricciotti e ai martiri della regione. Per dare corpo alla mia lezione, basterebbe che semplicemente chi affermi qualcosa di diverso alzi gli occhi e legga ciò che Ernesto Biondi, l'artista monolense che scolpì e fuse quest'opera, scrisse sulla pietra al di sotto della Statua della Libertà, e lì troverà la risposta. Si legge: a Nicola Ricciotti, ai martiri della regione. E se non bastasse neppure questo, che si legga allora il numero unico della Nuova Gazzetta Latina, che fu pubblicato qui a Frosinone il 9 ottobre 1910, così intitolato: nella inaugurazione del monumento a Nicola Ricciotti, martiri e patrioti della regione. Credo che si debba assolutamente ripristinare la vera intitolazione del monumento, dato che lo stesso artista Ernesto Biondi lo affermò esplicitamente in una sua lettera inserita proprio in quella pubblicazione e che leggerò per intero al termine del mio intervento. E se lo scrive l'autore, è bene tenerne conto. L'altra questione è venuta fuori da alcune letture di qualche tempo addietro ed è stata riproposta da una persona che ha avvicinato il nostro abilissimo restauratore, e abilissimo lo dico a ragion veduta, basta vedere il monumento, che appunto è una leggenda metropolitana che stava prendendo piede, così, non si sa per quale motivo. Ci diceva un amico: basta dire una panzana, ma dirla con sicumera che diventa subito una verità. Ed è vero. Infatti, dopo un secolo si va propalando senza alcuno straccio di prova, tranne alcuni si diceva, che il monumento avrebbe dovuto essere invertito nel suo orientamento, perché Ricciotti avrebbe dovuto guardare sdegnato verso la prefettura, allora sottoprefettura, perché ucciso dalle autorità civili, mentre Aurelio Paleario, arso come eretico dalla Chiesa, avrebbe dovuto guardare sdegnato verso la Chiesa di San Benedetto. Questa affermazione è figlia, come al solito, del pregiudizio e dell'ignoranza, intesa come ignorare ciò che è scritto simbolicamente nel monumento e nella verità dei fatti. In primis, sia i Biondi che gli organizzatori, pur avendo tutti i mezzi economici e propagandistici, non hanno mai fatto tabellare alcunché che sia rimasto circa questo diverso orientamento. Per secondo, bisogna leggere il monumento, e lo si potrà leggere correttamente soltanto nel caso in cui si sia informati del come la pensavano l'artista e i suoi committenti, altrimenti tutto diventa falla e nulla più. Allora, chi era Ernesto Biondi? Sappiamo che era un artista all'inizio molto contestatore anche verso i suoi colleghi, una specie di cane sciolto, ma nel corso del tempo, da antagonista di Ettore Ferrari, il primo vero celebratore dei singoli italiani, ne divenne un seguace, un estimatore, un allievo e un amico. Ettore Ferrari stimò sempre Biondi, ricevette spesso alcune commesse che lui non poteva assumere. Tutti sappiamo chi fu Ettore Ferrari e di come la pensava sia come artista sia come uomo pubblico di fede repubblicana. Era deputato. Ma Biondi era anche un coerente socialista, radicale e umanitario, la stregua di Aristide Salvatori, l'altro grande patriota garibaldino di Lippi, socialista, professore, giornalista e anche un deputato. E le opere del Biondi, specie quelle funerarie e quelle civili, penso al monumento a Menotti Garibaldi, penso al monumento a Monsignor Petitone al cimitero di Anagni, penso a un monumento funerario, una cappella funeraria che è conservata ancora a Verano. Ecco, ebbene, queste parlano di un linguaggio simbolico molto vicino a quello di Ettore Ferrari, alla sua fede politica, socialista e umanitaria. E con queste premesse che bisogna leggere il monumento, perfino nel suo essere chiaramente orientato. Mi sono preso la briga, prima di ogni cosa, di osservare la piazza. In questa piazza dove sorge il monumento, questa piazza ha un solo accesso, dalla parte della chiesa di San Benedetto. La logica vuole che se il monumento è dedicato a Ricciotti e ne è la tomba, allora consegue che chi entra nella piazza dall'unico ingresso si trovi davanti un monumento che proponga al visitatore il suo personaggio principale. Per seconda cosa, invece, ne ho osservato l'orientamento. Se uno avesse contezza dell'ideale socialista e dell'ideale dell'epoca e misurasse l'orientamento del monumento con una bussola, allora si accorgerebbe che tutto torna. Il monumento è orientato a 122 gradi sud-est.
il sole in questo giorno sorge a 123 gradi. Non è stata un'opera di Ernesto Biondi, è stata opera di chi costruì la chiesa di San Benedetto sopra un tempio romano. Ecco, però sorge verso la festa del Sole Invictus di epoca romana. Infatti, la figura del Ricciotti è orientata appunto verso sud-est, nel punto in cui il sole sorge. Oggi è il giorno più breve ed è la notte più lunga dell'anno solare. Dall'altro lato del monumento, invece, la figura del Paleario è orientata verso il punto in cui l'oscurità è maggiore. Inoltre, è orientato proprio verso Roma. I socialisti sognavano il sorgere di una nuova era. Quello era il sole dell'avvenire. E Nicola Ricciotti è volto verso il sorgere del sole, foriero della nuova era. E il suo sguardo non è affatto arcigno e sdegnato, ma è sicuro, speranzoso e sereno. Dall'altra parte, il Paleario guarda serio e pensoso verso il luogo del suo martirio. E quel rogo rappresenta, per l'artista Ernesto Biondi, il momento più oscuro della libertà del pensiero, non di pensiero, del pensiero, che cosa diversa. Il tempo simbolico che intercorre tra il tramonto della ragione e del sentimento che osserva il Paleario verso Roma e il sorgere di quel sole simbolico della nuova era che Ricciotti osserva verso sud-est, è il tempo che necessita l'avvenire per portarci verso quella nuova era di pace, di libertà, di giustizia che i repubblicani socialisti sognavano, ma che nei fatti è anche un auspicio del simbolismo cristiano verso cieli nuovi e mondi nuovi. Affermare che l'orientamento è sbagliato significa ammettere involontariamente, ma manifestamente, di essere poco edotti e soprattutto di non aver compreso il vero senso simbolico del momento. Qui tralascio tutta una serie di altre letture del monumento in quanto non pertinenti a questa serata di gioia, per essere riusciti nel restauro grazie all'appoggio di coloro che mi hanno sostenuto in vari modi e che vorrei proprio ringraziare di cuore e lo farò personalmente uno per uno. Però voglio raccontare un fatto che è importante per quanto mi riguarda. Qualcuno mi ha accusato che l'ho voluto fare personalmente per una mia affermazione. Sì, è vero. Ho voluto restaurare il monumento e lo sognavo da 50 anni. Esattamente da quando mio padre, quando avevo 3 anni, mi portò per la prima volta qui a Frosinone. Mi pose davanti al monumento, mi raccontò la storia di Nicola Ricciotti e mi disse tutte le vicissitudini di quel monumento. E mi raccontò un fatto. Lui era prigioniero in Africa, un ex colonnino di 93 anni e non sapeva nulla dei suoi genitori, cos'era accaduto a Frosinone. Era il settembre del 44. Dall'altra parte, qui a Frosinone, mio nonno e mia nonna non sapevano nulla di mio padre da quando era stato fatto, catturato appunto nella tolta del 42. Ebbene, a un certo punto mia nonna viene a sapere attraverso l'ufficio Vaticano, il telegramma riceve e dice appunto che il paracadutista Ludovico Ricciotti è salvo e sta in un certo campo. Mia nonna manda un telegramma a mio padre. Mio padre lo riceve ed era questo: beni e proprietà distrutti. Noi e monumento salvi. Scusate. Anche per questo motivo ho inteso operare per il restauro integrale del monumento. Ho così voluto restituire il monumento alla città, alla sua originaria e completa bellezza. Nel concludere leggo appunto il testo che avevo annunciato prima, la lettera di Ernesto Biondi. Così scrive Biondi, diretta al direttore della Nuova Gazzetta Latina, Alessandro Fortuna. Tu vuoi che unisca la mia voce a quella dei tanti collaboratori del numero unico che andrai a pubblicare per l'inaugurazione del monumento a Nicola Ricciotti? Ebbene sì. Ma cosa vuoi che io aggiunga al pensiero che si sprigiona dal monumento stesso? In alto, la statua simbolica della libertà, il desiderio ardente di ogni coscienza nuova, la libertà che purtroppo rimane ancora larva, rimane inganno ancora, con che il lavoro di inganno è la libertà che ci danno gli attuali reggitori dei popoli. La libertà vera suona giustizia, suona luce, e non vi è giustizia fra gli uomini fino a che la miseria, la fame, l'ignoranza, l'avvilimento strisciano tortuose e bieche fra i popoli della terra. Non vi è luce fino a che la triste frontiera dividerà gli uomini ed essi si uccideranno a milioni perché un di loro grida uccidete.
lo scrive 4 anni prima della prima guerra mondiale. Ora, intorno al simbolo della Dea, io posto gli eroi, i pensatori, i martiri di una nostra regione, che operarono, soffersero e morirono per la libertà. In alto, le tre fiamme di luce bianca, simbolo di pace vera, di libertà vera, di giustizia vera. In basso del monumento l'ara votiva che la coscienza nuova dei conterranei ha posto a glorificazione dei martiri nostri. Cosa vuoi dunque che aggiunga al marmo e al bronzo? Il vuoto attente perché presto venga la libertà vera, la giustizia vera, la luce vera. Io ho terminato, adesso però vorrei che l'assessore Abate venga per un saluto e per una comunicazione a tutti noi. Risorse regionali alla città di Frosinone un monumento simbolo. I valori in esso contenuti, rappresentati e in qualche modo evidenziati nell'intervento di Domenico Ricciotti, credo possano da soli servire come insegnamento per il futuro, ma l'intento principale, il primo obiettivo che l'assessorato alla cultura si poneva nel momento in cui con tenacia, non probabilmente ai livelli della stessa tenacia con la quale Domenico Ricciotti portava avanti questo progetto di restauro di questo straordinario monumento, avviava le procedure perché si potesse nel giro quanto più breve possibile per rimanere ancorati e legati a un evento straordinario, il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, realizzare il restauro. Oggi, grazie ad un'impresa che ha lavorato in maniera molto puntuale, grazie alla Chiesa che il nostro dirigente ha magistralmente condotto i lavori, grazie a quelle risorse che la Regione Lazio ha voluto assicurare, possiamo gioire di aver reso concreto ed operativo il ruolo di un ente pubblico. L'ente pubblico provincia, come è noto, ha il ruolo di coordinare tutte le attività che sono di propria competenza. In questo caso è emersa la necessità e il dovere morale di conservare un bene. La conservazione dei beni in Italia credo che debba necessariamente per il futuro rappresentare la priorità nell'agenda della nostra politica. Le risorse sono carenti, ma quando una coralità di intenti, come in questo caso, scende in campo, io credo che tutto sia possibile realizzare. E quando si realizza questo tutto, quando si comprende questa volontà di rendere un servizio al territorio, quando si vuole raggiungere un fine collettivo che sia funzionale al bene di tutti, io credo che la tenacia possa andare a sopperire anche alla mancanza di risorse. Siamo onorati, eccellenza, di essere ospitati per questo evento qui. Avremmo potuto pensare di farlo all'interno del Palazzo Provinciale, ma ci sembrava che il richiamo ai valori che sottende questa operazione, che non è solo di tipo culturale ma è altamente sociale, dovesse immediatamente mandarci ad una sponda istituzionale così forte come quello che può essere il messaggio che emana da questo palazzo. Per cui le siamo grati, il Presidente Iadarilli non è potuto essere con noi perché impegnato ai lavori della Camera, che oggi, come è noto, nella seduta pomeridiana approverà la legge di stabilità. È l'ultima seduta a cui non poteva mancare, ma questo mio messaggio è anche quello del Presidente. Questa mia gioia credo che sia anche quella di tutti i frosinati che hanno con questo
con questa giornata, con questo omaggio a Ricciotti e ai martiri della regione, reso il dovuto omaggio. Grazie. Quella che può essere una sorta di continuità ideale tra l'eroismo della storia e l'eroismo della normalità. Persone come Nicola Ricciotti sono ormai parte integrante della storia del nostro paese, della nostra città, e è giusto che i giovani guardino loro come fulcro di idealità e soprattutto come esempio. Abbiamo però grandi esempi di eroismo normale, di eroismo quotidiano, che credo debbano essere esaltati. Ci riferiamo allo sforzo che le istituzioni stanno compiendo in questo momento, a livello nazionale, a livello locale, per portare avanti quello che noi definiamo sempre il concetto di coesione sociale. In un momento in cui sembra che addirittura lo Stato rischi di sgretolarsi sotto i colpi della crisi, sotto i colpi anche della disillusione, perché sono tante persone, tanti giovani, tante famiglie che oggi non riescono più a riporre grande fiducia nello Stato e nelle istituzioni, ebbene l'eroismo normale, l'eroismo quotidiano è quello che ci dà la possibilità di andare avanti, è quello che ci dà la possibilità di credere ancora nel senso dello Stato e delle istituzioni. Quindi mi rivolgo sia al ruolo che svolge con grande onore in provincia di Frosinone, Sua Eccellenza il Prefetto Soldà, ma mi rivolgo anche a tanti rappresentanti che vivono qui oggi delle forze dell'ordine, il comando provinciale della Guardia di Finanza, il comando provinciale dei Carabinieri, ci sono rappresentanti di tante altre forze dell'ordine, ci sono ad esempio anche i rappresentanti delle forze municipali. Tutti insieme compiono, vorrei utilizzare anche un'altra comunicazione, compiamo tutti insieme quello che è il nostro dovere, perché in un momento in cui c'è necessità di recuperare l'identità e soprattutto l'individuazione di quello che è il ruolo dello Stato e delle istituzioni, l'eroismo vero è quello del quotidiano. Chi compie il proprio dovere perché sa di essere inserito all'interno del disegno superiore, il disegno superiore che per i cristiani è quello della provvidenza, per i laici è quello della tuche, la tuche greca, quindi il disegno che va oltre il profilo dell'immanenza, si va verso la trascendenza, e un eroe come Nicola Ricciotti è un eroe della trascendenza. Quindi io chiudo questo mio brevissimo intervento rinnovando quello che è il sentimento di speranza e di fiducia nei confronti degli eroi del passato, ma anche degli eroi del presente. Adesso una persona che per i suoi natali mi è molto cara, vorrei invitare qui la professoressa Rita Garibaldi, che vedo lì in fondo, che è vicepresidente del Comitato d'Onore, nonché discendente da quel Giuseppe Garibaldi, proprio dei due nomi, che diede al suo figlio il nome di Ricciotti, dal quale proprio discende la nostra Rita. Se vuole venire. Abbiamo lottato strenuamente contro il traffico in uscita
da Roma questo venerdì, per cui siamo molto eccitati, mi piace tanto. Una vecchia amicizia, che non so mai se è d'accordo, a Domenico Ricciotti, e ho avuto il piacere particolarmente di seguirlo nei suoi lavori per quel libro veramente unico che ha scritto sul suo attentato, che è sempre un riferimento prezioso per tutto il sapere che possiamo avere per questo evento. E mi è anche molto caro ricordare, come già ha detto Domenico, quanto il nome di Ricciotti, Nicola Ricciotti, fosse stato caro a Giuseppe Garibaldi. Se ha voluto poi dare al suo ultimo figlio maschio, una Anita, ha voluto dare proprio il nome di Ricciotti, il nome che poi si è tramandato alle generazioni successive della nostra famiglia. Ma il vero eroe veramente oggi è Domenico, perché strenuamente ha voluto che questa situazione, questo ricordo, questa memoria del suo antenato fosse qui celebrato, fosse ricordato, e è rarissimo nel mondo d'oggi, con le difficoltà che ci sono per semplicemente vivere, fare la normale, è rarissimo che un uomo giovane, una famiglia giovane si voglia dedicare a queste opere. Devo anche portare conoscenza perché si è molto spesso prodigato, perché un altro ruolo importante per me, l'area di Fresco, si è andato avanti e tra pochi voti alla fine ci siamo aiutati e sostenuti. Io rappresento oggi soprattutto l'Associazione Nazionale Veterani Retici Garibaldini, che è una delle associazioni che Domenico Ricciotti ha voluto mettere tra i patrocinanti, e persino oggi teniamo in qualche modo battesimo una limonata sua, a sezione di Frosinone, dell'associazione, un'associazione combattentistica che ha avuto proprio oggi il riconoscimento maggiore che si potesse sperare. Siamo un'associazione combattentistica dal 52, ma che si potesse sperare, cioè tra le poche associazioni che il Ministero della Difesa ha potuto salvare dal disastro che affliggono la nostra nazione, c'è la nostra, perché è riconosciuta anche dalla patria. Per cui tra l'Associazione Nazionale, questa sezione di Frosinone, tutte le sezioni del Lazio, che sono Roma, che sono Rieti, che sono Freddo appunto, ci daremo una mano in modo che queste nostre memorie familiari sacre siano sempre portate avanti. E ringrazio tantissimo per la bella accoglienza, scusandomi per il ritardo. Adesso ci avviamo rapidamente verso la conclusione. Non posso non ricordare due persone che mi hanno fatto la gioia più grande di questo giorno. Coloro che hanno riportato Luigi Angeloni qua tra noi, qui a Frosinone. Quindi vorrei che Alfonso Camisotti, l'amico italo-britannico, e Giacinto Meliotti vengano qui un attimo, che voglio dare a loro anche un pensiero. Tutti persone, gente di questa bella città, io sempre parlo di questa bella città, della sua bella struttura, delle persone e del vino di questo posto. E mi ha fatto tanto piacere sentire la signora Garibaldi, perché è stata una cosa fantastica, e mi sono messo pure a trovare la storia di Garibaldi.
Sicura, qui la bella città di Frosinone, vi ringrazio per il vostro invito e vi auguro buona fortuna. Ultimo, ma non ultimo, vorrei chiamare qui il dottor Gianfranco De Santis, gran segretario del Rovi, perché è stata l'unica associazione che si è presa la briga di mettere mano al portafoglio e a dare dei soldi privati per la ricostruzione di Caccia. Siamo lieti che oggi le sinergie tra sovrintendenza dei beni monumentali, amministrazione regionale, provinciale e comunale di Gran Oriente d'Italia abbiano raggiunto questo risultato così significativo per la storia del nostro paese, che attraverso questi simboli celebra e rinnova il suo patrimonio di uomini e di idee, fondamento della democrazia di oggi, troppo spesso. Gli uomini onorati con questo monumento dedicato a Nicola Ricciotti e che oggi ha accolto le spoglie di un altro patriota, il massone Luigi Angeloni, sono bene indissolubili di questa terra, ne costituiscono le radici moderne, se così possiamo definirle, ma non sono di sua proprietà esclusiva. Uomini di tale stregua sono infatti universali, perché con le loro gesta hanno fatto crescere le libertà, i diritti e insieme i doveri che noi cittadini odierni di ogni dove possiamo esercitare e dovremmo sempre rispettare per avere il senso di una vita libera. Ecco perché a nome del Grande Oriente d'Italia esprimo grande soddisfazione per quanto realizzato e in particolare ringrazio per il loro contributo i liberi muratori del Frusinate e della loggia romana Ungari Ricciotti, quest'ultima dedicata al vostro patriota trucidato con i fratelli Bandiera e al massone Paolo Ungari, grande giurista, politico e intellettuale, morto prematuramente nel 99 e che possiamo considerare eroe contemporaneo per la tutela dei diritti e delle libertà. Ora, con il reintegro dell'asta delle facce, andata distrutta con il bombardamento della città nella seconda guerra mondiale, il monumento riprende il suo simbolo originario, le tre luci in sommità, emblema di pace, giustizia e libertà, potranno di nuovo risplendere e tenere palesemente vivo il ricordo del sacrificio di chi ci ha preceduto e ci permette oggi di essere civili. Solo così potremo tenere sempre accese, non solo fisicamente, quelle tre fiamme e continuare il nostro cammino per avere sempre la speranza di un futuro migliore ed anche per chi ci segue. Grazie a tutti. E adesso la parola al maestro Giovanni Valle che ci spiegherà e introdurrà i brani che seguiranno per il concerto. Tengo a innanzitutto ringraziare tutte le autorità civili e religiose militari perché a loro è dedicata questa manifestazione nella quale sono stati coinvolti sia io che il maestro Giovanni Valenzanella in veste di musicisti in qualche modo. E ci derivano innanzitutto, ecco, mi fa piacere averlo qui accanto perché è importante soprattutto per la musica che viene proposta. Ho stimolato insieme ad altri amici, a Domenico, soprattutto grazie all'ausilio di una compagine musicale,
sociale del Brasso, così importante per il nostro territorio, ecco, stiamo dando questa quest'opera, della quale sono onorato in quanto editore, perché vorrei dedicare un momento importante all'ascolto soprattutto di questa composizione, che è il martirio in memoria di Nicola Ricciotti, perché questa composizione è stata scritta sicuramente per un martire, ma ispirata da un altro martirio, in quanto il fratello di Giovanni Panella, Tonino Panella, martire della patria, Polizzotto, ha dato la sua vita nei nostri tempi, quindi oggi, per servire la nostra bellissima nazione che è l'Italia. E abbiamo strutturato un programma dedicato proprio a quelle che sono le entità importanti, le entità nobili della nostra terra, che sono le forze dell'ordine, che tutelano il nostro territorio. Inizierà il programma con l'inno di Momenti e poi abbiamo appunto un momento delicato che ci offre un grande compositore, Beethoven. Perché? Perché ci serve anche di preparazione al brano successivo, che è appunto il brano firmato da Mento Panella, in prima esecuzione di stasera. Continuiamo con un grande eroe, un eroe androgeno, un eroe mitico, che è appunto Siegfried, un cavaliere di ideali diversi. E abbiamo voluto concludere questo splendido programma con la marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri, che a nostro avviso rappresenta un punto importante, soprattutto per il Cecilio Brasso, che è nessuno più volte nell'orchestrazione del maestro Gianluigi Zampieri. Devo dire solamente una cosa riguardo alla composizione del maestro Panella. Immaginatela come un film che si sviluppa attraverso la musica e anche la forza di questo, questa compagine orchestrale da suono molto vivibile, al tempo stesso con grande delicatezza, ascolterete appunto le vicissitudini di questo eroe, attraverso poi una serie di peripezie. Ci sarà un colpo di tamburo molto forte e quello rappresenta il momento in cui umilicamente il compositore ha inteso esprimere il patibolo e di questo nostro patrimonio. Io sono veramente emozionato perché occasioni di questo tipo, soprattutto per musicisti della nostra provincia, sono momenti importanti. Ho frequentato il conservatorio di come tutti i ragazzi che seduti, come anche il maestro Giovanni Valenza. Personalmente ringrazio l'assessore Antonio Abate, perché grazie alla sua programmazione musicale, devo dire, nel corso del tempo, molti musicisti della nostra provincia hanno avuto un palco, hanno avuto un'occasione. E oggi, commemorare un momento che ha simbolicamente un valore fortissimo per tutti noi, vuol dire fissare con una pietra importante anche un brano musicale che resterà nel tempo, verrà registrato, abbiamo già fatto delle prove di registrazione, ed è mia intenzione appunto diffonderlo il più possibile, perché la musica apre delle porte che le parole spesso non riescono ad aprire. E allora la musica trasversalmente aprirà il cuore di tanti, tanti uomini, tante donne, per le generazioni future. Una piccola raccomandazione, se potete spegnere i cellulari, quando il programma appunto necessita di registrarlo presso un spezzo. E quindi se il nostro panel vuole dire una parola. Allora, buon ascolto. Il maestro Zampieri, carissimo amico, più che amico diciamo fratello, quindi amico fratello, no? E ringrazio tutti voi presenti, grazie a Sua Eccellenza per l'ospitalità come sempre, la provincia per aver reso possibile il restauro, il sindaco che lo ha reso anche lui possibile lasciando che la provincia potesse realizzare il restauro e tutti voi che siete qui intervenuti.
Grazie di cuore, buonasera e tanti auguri.